Noi, come spiegavo prima, diamo praticamente da mangiare a coloro che non hanno questa possibilità, e lo facciamo 5 giorni su 7. Dopodiché al martedì mattina distribuiamo dei sacchi viveri che spesse volte non contengono solo pasta, riso, latte, pelati, fagioli, eccetera, ma di tanto in tanto siamo in grado di inserire anche zucchine, alcune volte delle mele, del pane, del latte, proprio grazie alla generosità di alcuni trevigliesi, in primis l'Ipercop che ci dà una grande mano, e poi anche molti commercianti che ormai hanno capito cosa facciamo e quindi vogliono essere presenti anche loro in questa nostra avventura. Il terzo servizio è la distribuzione di tutti quei prodotti che l'Ipercop ci destina, e poi noi andiamo 3 volte la settimana all'Ipercop a prenderli, arriviamo qui in sede, incominciamo a fare la suddivisione e andiamo a contentare varie associazioni e poi una miriade di famiglie che hanno bisogno, insomma. Beh, questa serata sono felice che i commercianti, l'associazione commercianti abbia voluto venire da noi. Questo è un segnale forte che hanno voluto dare, e a noi fa piacere, ci torna utile, perché è una maniera anche per farci conoscere ai commercianti che sino ad oggi non sapevano chi fossimo, eccetera. E quindi bello, bello, una bella serata. Poi devo dire che personalmente ho avuto modo di ritrovare tanti amici che non vedevo più dall'infanzia, o per via del pallone, dell'atletica, di tante cose, insomma, e mi ha fatto molto 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 piacere, insomma.